Roberto Durkovic a Gavirate per l'inizio del viaggio dell'Alzheimer Fest con i suoi fantasisti del metrò. Roberto, la musica che presta ascolto anche alle persone in difficoltà, anche alle persone che hanno una forma di demenza, l'Alzheimer o altro, che importanza ha per voi questo viaggio, questa missione che è una missione artistica ma anche sociale, di impegno? Se la musica è quella, è un linguaggio universale, con la musica si può star meglio, ti può portare un raggio di sole e soprattutto ti regala a te, se vai in un posto dove prima o poi tutti dobbiamo passare, in quei luoghi dove ci sono delle problematiche di malattia, di caos, di emergenza sociale, in tutti quei posti e dove ci sono le scintille di vita, dove non dai tu a loro, più che altro ricevi. Noi abbiamo avuto esperienze con bambini della pediatria, con la casa di riposo, bambini down, igiene mentale, e sono quelle che ci portiamo nel cuore perché sono quelle che veramente ti fanno capire cos'è la vita. Grazie Roberto, scintille di vita è un'espressione che ti ruberemo perché è molto bella e dà anche un po' il senso dell'Alzheimer Fest, e quindi da Gavirate all'Edico Terme, settembre, 14 settembre, vi aspettiamo perché voi siete partiti da qua dal lago, ma chissà che potrete fare capolino dall'altra parte dell'Italia su un altro lago. Noi ci speriamo molto perché, come detto prima, per noi ha un valore aggiunto questo tipo di concerto, questo tipo di rapporto con la musica e con le persone. Grazie, a presto. Grazie a te.